La rivelazione che Gesù fece a Nicodemo andrebbe meditata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche. Infatti, quando Gesù svelò a Nicodemo come giungere nel regno dei cieli, egli disse che bisognava rinascere, scendere dall'alto, perché la vita ha due versi, quello dell'acqua e quello dello Spirito Santo. Gesù gli rivelò l'esistenza del terzo principio della dinamica, chiamato azione e reazione, ma molti secoli dopo, dalla scienza umana. Gli disse che esiste un osservatore che osserva il moto della materia nel verso opposto rispetto a quello seguito dall'osservatore. Anche Maometto interverrà su questo argomento nel famoso miracolo della montagna, quando, non ottenendo che la montagna andasse a Maometto, la fece andare a Maometto andando verso la montagna. Il terzo principio della dinamica svela i due versi che sono posseduti da tutta l'esistenza, in cui ce n'è uno fondamentale, che è quello dell'osservatore che la osserva spiritualmente, magneticamente, antimaterialmente, e ce n'è un altro esattamente contrapposto, che è osservato in modo e in moto materiale, e in modo e in moto elettrico, quello di quella corrente elettrica spirituale, diciamo così, che appartiene all'essenza del nostro spirito e che mostra l'essenza del nostro spirito come una continua onda elettrica cerebrale che, fino a quando essa esiste e non è appiattita, fa scoprire l'esistenza di un io vivente. Quindi Gesù spiegò a Nicodemo che lo Spirito Santo è santo perché è puro, è un puro punto di osservazione, puro, sgombro da qualsiasi attribuzione che sia propria, ma che, proprio in base poi alla sua purezza, determina la qualità di tutto il modo successivo, determinato attraverso tutte le attribuzioni fatte in modo qualitativo dallo spirito umano. La verità annunciata a Nicodemo da Gesù, che mette a capo di tutto uno Spirito Santo, ossia assolutamente esente da ogni pregiudizio, è molto, ma molto più essenziale della attuale visione scientifica, che vede nella relatività generale di Einstein il massimo apporto a livello di modo generale con cui si mostra in atto il principio di azione e reazione. Infatti la visione di Einstein non è pura come quella dello Spirito Santo che lo osserva, come quella fatta da Gesù. Infatti parte non da una purezza, ma da una determinazione qualitativa nei
tre enti dell'energia, della massa e dell'accelerazione totale della massa, che sono pregiudizi, ossia cose ritenute vere di per sé, senza prima avere dimostrato se è vero che siano esistenti di per sé e non come apporto qualitativo proprio della mente umana. Infatti, se tutta l'immagine che noi abbiamo del mondo è ottenuta attraverso l'immagine che noi conferiamo al mondo attraverso i nostri cinque sensi, la vista, l'udito, l'odorato, il tatto, eccetera, sensi che se noi non avessimo non avremmo nessun modo per poter osservare un mondo esistente, se noi otteniamo la qualità del mondo attraverso l'apporto qualitativo della mente che dà una concezione qualitativa basata su luci, su colori e su tutti gli altri apporti ottenuti con i cinque sensi, se noi abbiamo questo apporto fondamentale che è il giudizio della nostra mente, come è possibile ottenere qualità che non siano frutto dello stesso pregiudizio? Eppure il genio di Einstein è partito nella determinazione della relatività fondamentale e generale da pregiudizi e non dallo spirito puro e santo, esente da ogni pregiudizio, che invece fu posto all'origine di ogni possibile osservazione soggettiva fatta da Gesù. A monte del mondo che noi vediamo, che ciascuno di noi vede, esiste il suo io spirituale che lo vede. Se non ci fosse in ciascuno di noi questo io, noi non avremmo nessuna percezione possibile del mondo. Quindi il mondo accetta di farsi vedere da noi, nel punto in cui noi siamo, secondo il verso della nostra vita che noi abbiamo. E non siamo noi schiavi di questo mondo, ma è il mondo visto da noi che è inevitabilmente condizionato alla nostra osservazione spirituale.